La cosa bella di queste coppe, sai che cos'è? È che veramente sono versatili. Allora, questi due, se sono per la superficie maggiore del vostro corpo, questa è per inferiore, l'unica cosa vi raccomando, non utilizzarli sulla faccia o sul collo, ok? Perché comunque sono troppo aggressivi. Altre cose che sono meravigliosi è per quando ci avete magari tendiniti, mal di collo, mal di spalle, quando ci avete, sai, quelle contratture che non riesce a liberarti, ti senti veramente costretto e vuoi qualcuno che ti massaggia, eccolo, perché noi possiamo posizionarli anche in modo fisso, ok? Cioè, noi possiamo fare glide cupping, cioè lo faccio scivolare lungo il tessuto dove voglio trattare, no? Per aiutare il flusso linfatico e microcircolatorio contro la forza di gravità, ok? Spremo, rilascio sulla mia pelle che è stato prima incremato, spank, basta. Scusate, c'è un mio cane che vuole discutere con qualcuno. No, vieni qua a salutare. Ecco, saluta e non ok. Prima mi incremo con una crema che può trattare la pelle. Io sempre vi consiglio di utilizzare un crema attivo per non perdere tempo, una crema lipolitico, una crema rinfrescante che può aiutare con la vasodilatazione o una crema riscaldante per aiutarti con la vasodilatazione, ok? Che dipende che cosa vuoi fare, proprio per aiutarti a recuperare la salute e la leggerezza delle gambe. Allora, non è sempre soltanto una questione delle cellulite, perché a volte abbiamo proprio la stanchezza delle gambe, no? Causa di un magari troppo ritenzione idrica o crampi notturni o il polpaccio che lo senti troppo contratto. Perfetto, io le posso fare due cose, posso fare glide cupping, cioè affianco e seguo lungo il corso facendo scivolare la coppa, o altrimenti posso fare fixed cupping, vuol dire fisso. Appoggio la coppa e la lascerò proprio fisso per 2-7 minuti. Più tempo lo lascio, più è probabile che lui lascerà un segno. Questo segno, che potrebbe sembrare un livido, è un segno che stai aiutandoti a portare ossigeno in quella zona, ok? Si dice anche per la riflessologia plantare che più si rimane il segno, quando loro usano a volte questa cosa dolorosissima delle bacchette che vanno a spingere su un punto dolente, più rimane il segno livido, non livido, è violastro, violaceo. Più è antico il ricordo, più è antico questo blocco energetico, ok? Così io posso anche fare fixed cupping, lo lascio, ok? Lo sentirete anche, non c'è giusto o sbagliato, cioè sbagliato è fare troppo lungo ovviamente, però se magari togli 30 secondi, fai 30 secondi, poi lo sposti poco a poco, lo sposti e continui, ma come puoi notare rimane un alone o rosso o violaceo, perché vuol dire che stai portando sangue in quella zona. La cosa bella è che io penso che ognuno di noi ogni tanto abbiamo qualche contrattura, ci aiuta a veramente ritrovare la salute dei nostri muscoli, la salute della nostra muscolatura, e la possiamo utilizzare sulla schiena, sulle braccia. Io per esempio ho una tendinite qua su gomito, la sera ogni tanto lo appoggio, lo lascio lì, che mi aiuta proprio a portare sangue nella zona per trattarlo. Insomma, entra in questo mondo di mio body cupping system e cominciate a donarvi ossigeno ai vostri tessuti, ossigeno alle vostre gambe, ma anche alla schiena, anche alle spalle, insomma, dove vi serve per avere più salute nel vostro corpo. Vi aspetto alla prossima. Ciao!